siamo in stazione a Verona, in partenza per Roma, e dove andiamo a vedere la mostra ai Musei Capitolini, dove è esposto il quadro di Caravaggio, Ragazzo morso da Oramaro, che è della Fondazione Longhi e che di solito non si vede mai, perciò è un'occasione abbastanza unica. Ecco, aspettiamo il treno, dovremmo arrivare verso, sono 3 ore di viaggio, perciò 8, 9, 10, verso le 11. Abbiamo trovato un buon bed and breakfast in Piazza Navona e domani dovremo andare a vederci questa mostra ai Musei Capitolini. Musei Capitolini, dove ci sono altri 2 dipinti di Caravaggio, che sono la Buonaventura e un San Giovanni Battista. Perciò adesso siamo in attesa che arrivi il treno e vediamo com'è la prima parte del viaggio. Hanno annunciato il nostro treno, eccolo qua, dovrebbe essere giusto, e vediamo come va. Partenza da Verona sul Freccia, partito anche puntuale. Adesso vediamo il viaggio. Non sono mai riuscito a collegarmi col wifi del Freccia, ci ho riprovato anche adesso, ma alla fine non riesco mai a collegarmi. Vediamo come va il viaggio intanto. Partiti da Firenze, stiamo andando a Roma, dove arriveremo tra un'ora, un'ora e rotte. 2 parole su questo viaggio del 31 luglio del 2020, viaggio che, come vedete, sto facendo in treno, obbligatorio da mascherina. Tento di tenere il microfono vicino alla bocca, sperando che regga la registrazione. A Roma si può vedere 1 milione di cose, ma oggi ci vado perché voglio andare ai Musei Capitolini a vedere la mostra dove sono esposte le opere della Fondazione Longhi. Allora, una spiegazione introduttiva bisogna darla. Fondazione Longhi vuol dire Roberto Longhi. Roberto Longhi è il grande padre della seconda fama di Caravaggio. Caravaggio inizia la sua fama con la Cappella Contarelli, esponendo i 2 quadri Vocazione Matteo di Matteo nel luglio del 1600, anno giubilare. La sua fama gli sopravverrà alla morte del 1616, ma già alla fine del 1600, negli ultimi decenni, la fama sua cala per tutto l'Ottocento e tutto il Settecento, perciò per più di 2 secoli, e lui rimane un illustre sconosciuto. I suoi dipinti sono attribuiti ad altri e molti cadono nel dimenticatoio, e a cadere nel dimenticatoio è anche il San Giovanni Battista, oggi ai Capitolini, che viene attribuito ad altri, dimenticato, ed è Dennis Mao, un profondo conoscitore di storia dell'arte, storico dell'arte, profondo conoscitore e collezionista di dipinti, che nel 1950 nella saluta il sindaco, insomma va nello studio del sindaco e scopre che ad decorare le pareti dello studio del sindaco di allora, che non so che fosse, è un dipinto di Caravaggio, che poi lui intuisce che è di Caravaggio, ha ragione, e infatti da allora è esposto ai Musei Capitolini come un San Giovanni Battista autografo di Caravaggio, e lo scopre appunto Dennis Mao. Quelli sono gli anni in cui Roberto Longhi propone la mostra del 1951 Caravaggio e Caravaggeschi, che fa decollare la seconda fama di Caravaggio. Roberto Longhi inizia i suoi studi di Caravaggio nel 1911 con la sua tesi di laurea appunto su Caravaggio. Perciò il San Giovanni Battista oggi ai Capitolini è stato uno dei diversi quadri di Caravaggio che è caduto nell'oblio per 2 secoli, riscoperto, diciamo casualmente, da Dennis Mahon e poi esposto come autografo di Caravaggio ai Capitolini. Ma questo non c'entra niente col viaggio che sto facendo io, perché ai Capitolini sono esposti ovviamente i 2 dipinti di Caravaggio
dei capitolini che sono il San Giovanni Battista, di cui ho appena detto, e la Buona Ventura, che ha un'altra quadra, un'altra tela sorella a Parigi, al Louvre. Quando si va ai Capitolini a vedere Caravaggio, di solito si trovano, se non sono in prestito da qualche parte, questi due dipinti. Ma questo viaggio è per vedere una mostra, che perciò ha un tempo, un inizio e una fine, una mostra che è ai Musei Capitolini, dove sono esposte le tele della Fondazione Longhi. Longhi, e qua si potrebbe fare facilmente polemica, era una sorta di Deus ex machina ai suoi tempi, no? Nel senso che lui un po' spadroneggiava nell'ambito delle attribuzioni dell'autografia dei dipinti di Caravaggio e non solo, perché era quello che aveva la famosa connoisseurship, cioè aveva l'esperienza che pochi riuscivano a contestargli. Perciò, se lui diceva che quello era di Caravaggio, voglio vedere chi lo contestava ai suoi tempi. E questo, appunto, è un argomento polemico sul quale non voglio entrare, ma attraverso questa sua autorevolezza si è potuto costruire una collezione di tanti dipinti che di solito le persone che non sono del mestiere, come me, possono vedere alla Fondazione Longhi chiedendo, e non sempre viene concesso, perché appunto è una fondazione, non ha personale che controlla l'esposizione, e si deve telefonare, chiedere le regole, ti possono dire di sì, di no, quando, insomma, giustamente hanno le loro regole. E saggiamente loro hanno deciso di fare un'esposizione delle loro opere, permettendo anche a chi non è del mestiere come me di andarsene a vedere. Su tutte ce n'è una che è Il ragazzo mosso dal ramarro, che è la tela sorella di quella di Londra. Caravaggio giovanile, primo Caravaggio di Roma, perciò 1594, 95, 96, nel 97 entra a Casa del Monte, perciò questo l'ha fatto sicuramente prima, il famoso circa 1995-96 circa. Queste due tele, allora, quella di Londra è certamente autografa, quella della Fondazione Longhi, io non ho capito bene com'è la situazione, perché ho letto e sentito su qualche video su YouTube Rossella Vedrete che diceva che erano in corso degli studi, perciò una delle cose che mi incuriosisce è proprio vedere se lì ci spiegano in via definitiva se l'autografia è stata decisa in maniera definitiva o meno, e questa è una delle mie curiosità. Ma oltre a questa mia curiosità, c'è il motivo per cui il ragazzo mosso da un ramarro è importante. E provo a spiegarvelo così. Chi ai tempi di Caravaggio voleva non restare nel gruppo, cioè voleva entrare nel gotha dei pittori, perciò coloro che volevano entrare nel giro delle commissioni, perciò prelati, banchieri, commercianti, benestanti, persone ricche che si potevano permettere, ecco, queste committenti ricchi, chi voleva entrare lì doveva fare la pittura sacra, perciò vite dei santi, vite del Vecchio e del Nuovo Testamento, questa era la sostanza. E bisognava essere capaci di rendere in una sola immagine una storia, perciò un prima, un durante e dopo. Questo era il test che ogni pittore che voleva entrare appunto nel gotha dei pittori doveva superare. Caravaggio supera questo test nel luglio del 1600 con le due laterali Contarelli, vocazione martirio di San Matteo, questo lo sappiamo. Ma già con questo ragazzo mosso dal ramarro e anche con altri dipinti, lui ci fa vedere che è capace di fermare l'attimo. Lo ferma qua proprio mentre il ramarro gli morde un dito. Poi alcuni dicono che non è un ramarro, ma adesso non è questo che mi interessava porre. Dunque, il ragazzo mosso di un ramarro è un Caravaggio giovanile che mostra di avere le capacità. Già da subito le capacità che poi gli serviranno da applicare nella storia sacra. Per cui il ragazzo mosso dal ramarro oggi ai Capitolini mostra in prestito dalla Fondazione Longhi, e
È un dipinto importante da vedere proprio perché Caravaggio ci fa vedere cosa sapeva fare fin da subito, fin da ragazzo, ed è un dipinto che di solito non si può vedere o si può vedere con molta difficoltà, per cui è importante beccare adesso l'occasione, ed è per questo che ho organizzato la famiglia, sto viaggiando con i miei figli qua sul treno, stasera ci raggiunge mia moglie e speriamo di riuscire domani ad andarci a vedere la Capitolina, dove vedremo i due soliti dipinti e poi questa mostra di Caravaggio. Ecco, allora il senso di questo viaggio nel luglio del 2020 a Roma è beccarci questo dipinto che di solito è difficile da vedere e magari anche capire se è stato definitivamente risolto. Di solito la chiave di lettura è questo: i dipinti devono raccogliere un consenso unanime della critica, cioè tutti i critici devono essere d'accordo col fatto che quel dipinto è autografo di Caravaggio. I critici dicono il loro parere in base alle prove documentali e alle prove fisiche. E io sono curioso di vedere se nella mostra si terranno larghi lasciando pensare a noi profani che c'è ancora qualche dubbio, o se invece si spenderanno con parole certe, magari anche citando pubblicazioni dove si può andare a verificare che sono stati fatti gli studi fisici e sono state raccolte le prove documentali. Ecco, io sono curioso di vedere questo, vediamo se ci riusciamo. E questo è un po', poi Roma è sempre bella, so che ci sarà un'afa tremenda, per cui immagino che i video saranno un po' quello che saranno, perché farli mentre si cammina a 40 gradi non è magari il massimo. Vedremo cosa viene fuori. Adesso stiamo arrivando, fra un'oretta arriviamo a Roma, e ecco, questo è il senso di questo viaggio, in cui la famiglia mi accompagna. Ovviamente i ragazzi non sono molto interessati per la loro età, insomma terza media e liceo, però mi accompagnano volentieri, anche perché comunque è un giro in treno, eccetera, eccetera. Ecco, ci rivediamo poi a Roma con altri aggiornamenti. Allora, questa è la sede del Senato, per quella via lì. Si arriva all'entrata posteriore del Senato e San Luigi dei Francesi, ecco, e qua invece entriamo in Piazza Navona. Questa è una strada che Caravaggio faceva continuamente, perché quando ha aggredito Pasqualone lui è scappato da Piazza Navona lì ed è andato lì a Palazzo, perché abitava lì. Per cui scappando ha fatto proprio questa strada qua. Ecco, questa è la fontana dei Bernini, i quattro fiumi. Stanno tutti all'ombra perché c'è un caldo fotonico. Ecco, e questa è Piazza Navona, così come si vede da questo punto. E quello appunto è il Senato. Allora, questo è il pilastro dello stadio di Domiziano, l'originale, vedi? Qua. Quella lì è la porta d'ingresso del Senato, eccola là. Porta d'ingresso del Senato, Palazzo Madama, casa di Del Monte, perciò lì ha vissuto Caravaggio per 3 anni. E questa è Piazza Navona, e quella là, dietro l'ombrellone, è la, eccola là, la Fontana del Bernini. Questa è la situazione, questa è la colonna dello stadio. Santa Maria in Vallicella, eccola qua, chiesa oratoriana, quindi San Filippo Neri, e qua per più di un secolo è stata esposta la deposizione di Caravaggio. Perciò quella che adesso è in Vaticano, Pinacoteca Vaticana, commissione vittrice, e questa adesso è chiamata la Chiesa Nuova,
E qua perciò c'è stato anche Caravaggio a suo tempo. Ecco, ci tenevo a farla vedere perché comunque anche se dentro non c'è un dipinto di Caravaggio, è un punto storico perché la deposizione è, almeno dal mio punto di vista, è il manifesto, è la dichiarazione di vita di Caravaggio, ma di questo bisogna parlarne con calma. Ecco, chiesa, ci siamo. Corte di Cassazione, come si vede molto bene, guarda lì. Corte di Cassazione, Lungotevere Tordinona, Ponte Umberto I, lì c'è Piazza Navona con la Basilica di Sant'Agostino dove c'è un quadro di Caravaggio e questa è la zona del Teatro di Tordinona, perciò questa è la zona dove una volta c'era il carcere di Tordinona, dove Caravaggio è stato incarcerato. Ecco qua, questa è proprio la. Perciò c'era una brevissima distanza tra il carcere di Tordinona e la zona di Via della Scrofa, Sant'Agostino e San Luigi di Francesi, Piazza Navona. Quella è sempre la Corte di Cassazione, abbiamo visto il teatro preso da quell'altra parte, eccolo qua, vedete, Teatro Tordinona. Siamo qua e questo è il luogo dove c'era una volta il carcere dove è stato messo Caravaggio più di una volta, tra l'altro. Ecco, questa è la visione laterale, prima la ripresa è stata da di lì. Ecco, per cui carcere di Tordinona dove è stato incarcerato diverse volte Caravaggio. Ecco, allora abbiamo appena fatto. Quello là in fondo, appena visto, è il Teatro Tordinona, dove c'era il carcere dove è stato Caravaggio, quello là. E quello dietro di me, là in fondo, andiamo verso Piazza Navona e la Basilica di Sant'Agostino, perciò vedete che proprio è tutto molto vicino uno all'altro. E adesso stiamo camminando proprio per le zone dove camminava lui, proprio nelle stesse strade dove necessariamente ha camminato lui 4 secoli fa, in un 31 luglio 2020, che è 420 anni giusti dopo la sua morte, che è stata proprio in luglio, fra l'altro. Ecco. Adesso noi stiamo andando e vedete che qua arriviamo, quello è sempre il Palazzo della Giustizia, ecco la Corte di Cassazione là in fondo, perciò c'è il teatro che abbiamo appena visto e qua si va verso Basilica di Sant'Agostino e Piazza Navona. E adesso andiamo alla Basilica di Sant'Agostino. Resti di Domiziano, eccolo qua, li abbiamo appena visti e qua Piazza Navona, che è appunto lo stadio di Domiziano. Là la Basilica di Sant'Agostino dove andiamo adesso. Ecco, allora, sempre per rendersi conto, là in fondo Palazzo della Cassazione con in fondo c'è il palazzo che abbiamo visto prima della Cassazione con Lungotevere Tordinona e col Teatro Tordinona che è il carcere di Caravaggio dove è andato lì. E se noi adesso ci giriamo di qua, ecco, là in fondo abbiamo la Basilica di Sant'Agostino, è proprio là in fondo, e dall'altra parte c'è Piazza Navona, per cui è proprio tutto molto molto vicino. Sono i resti di Domiziano che abbiamo visto, quello lì è l'ingresso di Piazza Navona e quello lì è la sede del Senato, perciò si entra da Piazza Navona anche lì avanti a destra. Qua arriviamo invece a Via di Sant'Agostino,
Basilica di Sant'Agostino in Campo Marzio, dove c'è la Madonna di Loreto di Caravaggio. Eccola qua, adesso è chiusa, speriamo di vederla più tardi. Scemo. Là ci sono i resti di Domiziano che abbiamo appena visto, l'ingresso di Piazza Navona, questo che vediamo lì a sinistra è l'ingresso del Senato, perciò a destra c'è l'ingresso in Piazza Navona, e qua abbiamo la Basilica di Sant'Agostino, via Sant'Agostino, via di Sant'Agostino, anche lì con la Basilica di Sant'Agostino. Eccola qua che hanno appena aperto, e qua c'è la Madonna di Loreto di Caravaggio, e lui qua ha lavorato e ha vissuto, perché qua c'è anche vicino la zona anche dove c'era la bottega di Lorenzo Carli, dove lui ha lavorato. Ecco, questa è Piazza Sant'Agostino, andiamo a vedere il dipinto di Caravaggio. Questa è la basilica vista dall'esterno, e adesso entriamo. Ecco, c'è un cambio luce importante, e andiamo a vedere la tela del Caravaggio. La chiesa, ci sono i lavori in corso. Profeta Isaia di Raffaello. Allora, questo è quello che si vede dal di fuori, perciò l'entrata della chiesa di Sant'Agostino. Entriamo e guardiamo a sinistra, e là c'è Caravaggio, eccolo là in fondo, eccolo qua. Non è illuminato, ma c'è, perciò appena entrati a sinistra, eccolo qua. Bisogna, adesso ci sono i lavori perché non si può passare, bisogna fare il giro della navata, però questo è il percorso. Si entra dal di là, adesso ci sono i lavori per cui non si può più girare a sinistra, e si arriva dal di qua, adesso dove ci sono i lavori, si giunge qua. Eccola a luci spente, diciamo, e questa è la macchinetta che c'è uguale a San Luigi dei Francesi, dove si deve mettere un euro per poterla vedere. Eccoci qua. Questo è per mettere il gettone per la luce. Eccolo qua. Questa è la tela, tutta la sua bellezza. L'ingresso è là, per cui appena entrati a sinistra, adesso ci sono i lavori, c'è la cappella. Questa è una delle rare occasioni nelle quali si può commentare l'opera d'arte davanti all'opera d'arte. E cerchiamo di essere brevi perché la luce dura poco, poi bisogna sempre cambiare i gettoni. Allora, gli schiamazzi che ci sono stati quando l'ha inaugurata sono dovuti a questo dettaglio qua. Piedi sporchi del pellegrino sbattuti in faccia a chi guardava. Questo si dice che appunto la gente è venuta qua e urlava perché diceva: guarda questo matto che ha fatto i pellegrini in quella maniera lì. In realtà Caravaggio, tanto per cambiare, ha rotto con il linguaggio della tradizione. La tradizione vuole che la Madonna di Loreto sia rappresentata in cielo, perché viene trasportata da Israele dalla Terra Santa fino all'Italia, e viene trasportata in cielo, appunto, perciò nuvole, angeli, casa, Madonna, tutto in cielo. Gesù è piccolo e va bene, ma vedete che la casa di Nazareth è ridotta a uno stipite scostato, guardate qua i dettagli, e ha un gradino molto basso. Questo è come lui l'ha ridotta, perciò la gente che è abituata a vedere la Madonna in cielo con gli angeli che veniva trasportata, qua si trova con una casa ridotta a uno stipite
e ha una porta scostata, e poi la Madonna non è molto cassa, perché vedete qua c'è un décolleté minimo con la mano del bambino Gesù, anche senza velo, anche se ha la uova. Per cui in realtà probabilmente lo scompiglio è alla rottura con il linguaggio tradizionale, cosa tipico di Caravaggio, che ha preso anche da Buonarroti. Ecco, per cui questa è un po' la spiegazione che si può dare. È una tela assolutamente fantastica, proprio perché, ecco, vedete che si è spenta la luce, così potete anche vedere la differenza. Eccoci qua, finalmente sono riuscito a vederla con calma, anche se l'illuminazione è quella che è. Questa è piazza Sant'Agostino, dove lui proprio si muoveva con la massima libertà. E adesso dal di qua andiamo a Via della Scrofa, che è qua, e dove proprio lui si muoveva, e dal di qua si vede San Luigi dei Francesi, dove c'è il trittico di San Matteo. Ecco, Via della Scrofa io la vedo già, ma tra poco ve la faccio vedere anche voi. Eccola qua. Perciò sono strettamente collegati Sant'Agostino. Ecco, allora, là in fondo c'è San Luigi dei Francesi, fra poco ci andiamo, e qua c'è la Basilica di Sant'Agostino. Ecco, adesso andiamo, percorrendo Via della Scrofa, andiamo a vedere Sant'Agostino, a vedere San Luigi dei Francesi. Chiesa di San Luigi dei Francesi. Quello lì giallo che vedete è il Senato della Repubblica, lì c'è l'entrata del Senato, San Luigi dei Francesi, piazza di San Luigi dei Francesi, Via della Scrofa, e là appunto si gira per Sant'Agostino. Eccola qua, adesso proviamo a entrare a San Luigi dei Francesi. E la cappella anche qua, come Sant'Agostino, è appena entrati a sinistra, però in fondo, non subito. Entriamo allora a San Luigi dei Francesi. Scusate! San Luigi dei Francesi. Eccoci qua. Questa è la chiesa. Ecco, queste sono le illustrazioni che ci sono nella chiesa. Ecco, allora qua siamo al trittico di San Matteo, vedete, questo è il San Matteo e l'Angelo. Questa è la vocazione. E ci giriamo e vediamo il martirio. Eccoci qua, finalmente, cappella Contarelli, con qua si intuisce di lato il martirio e qua si intuisce di lato la vocazione. Oggi non c'è neanche tanta gente, della verità. Quando è stata inaugurata la pala di Caravaggio non c'era, perché è venuta 2 anni dopo. L'inaugurazione è del luglio del 1600, la pala arriva 2 anni dopo. La vocazione ha una storia particolare, perché questa mano viene ritenuta quella che Michelangelo Buonarroti ha usato nella creazione di Adamo. Questo è Pietro, che è stato aggiunto dopo, che vedete anche lui con una mano da Michelangelo. È come se chiedesse a Gesù se c'è chi sta indicando. E per 4 secoli tutti hanno detto che il Matteo era questo. Vedete che è voltato verso Gesù,
si vede bene, è voltato verso Gesù, qua si vedono insieme, e con la mano sembra indicare se stesso, vuol dire sono io che chiami. Ecco, questo è il mainstream interpretativo, è stato questo. Gesù entra, chiama questo Matteo Barbuto e lui chiede conferma, e sembra chiedere conferma anche San Pietro, eccolo qua. Gli altri si accorgono tutti della presenza di Gesù, perché vedete che sono tutti girati, anche questi due ragazzi sono girati. Adesso c'è stata una reinterpretazione, nel senso che nel passato questa interpretazione era quella che è prevalso. Per 4 secoli è prevalso l'interpretazione che Matteo era lui, l'uomo con la barba. Poi è stata ripresa un'interpretazione passata da Sara Magister, che ha scritto un bel libro, Il vero Matteo, in cui lei propone che Matteo è questo. E come vedete questo Matteo ha in questa mano un sacco di soldi, è un po' in torsione con questa gamba e con l'altra sta contando le monete. Ma come vedete ha la testa bassa, illuminata, e la domanda è, gli altri si sono tutti accorti che c'è Gesù, vedete che si sono tutti accorti. La domanda è, lui si è accorto e ha abbassato la testa o non l'ha ancora alzata, ha solo sentito la voce e non l'ha visto? E questo è il motivo per cui, secondo me, questa tela con questo meraviglioso secondo Matteo è una specie di test che Caravaggio ha messo nella tela, perché siamo noi a dover decidere. Qua ci dà lui il pennello in mano, veramente qua ci dà il pennello in mano, e a noi la scelta se questo secondo Matteo, quello per i più attenti, diciamo, quello meno immediatamente coglibile, se questo secondo Matteo ha già visto Gesù o non l'ha visto. E siamo noi che dobbiamo prendere questa decisione. Questa è la mia interpretazione, ovviamente. E questa finestra è meravigliosa, è il centro di moltissime riflessioni. Ferdinando Bologna la paragona a una natura morta. Ed è il terzo superiore del dipinto, lasciato privo di azione umana. Dunque, San Matteo, il primo San Matteo sarebbe questo, quello più facile da intuire, e il secondo San Matteo sarebbe questo, che sarebbe quello vero, il vero Matteo. Secondo me Caravaggio ha voluto metterceli dentro tutti e due, chiedendo a noi chi si accorge che ce n'è, che il vero Matteo è questo, e se ognuno di noi prende la decisione di se Matteo ha già sentito o meno. Il Matteo è stato la prima del trittico, infatti ha fatto diversi sbagli, ha provato una volta, poi ci ha dipinto di sopra di nuovo la mestica, la seconda si è pentito di nuovo, e la terza è quella che vediamo adesso, e questo grazie ai raggi X che sono stati fatti nei secoli. La storia è semplice, vedete che ha fermato il Matteo prima che avvenga, perché la spada è ancora lontana da Matteo, che è lì per terra, che lo afferra, lo blocca per essere sicuro di infilzarlo, mentre l'angelo gli cala la palma del martirio. Ecco, l'angelo, palma del martirio, perché sta diventando appunto un martire. Qualcuno ha voluto vedere in questo dipinto i tipici battistari della Controriforma borromeana di Milano, e non ci sono molti dubbi sul fatto che uno degli spettatori sia lo stesso Caravaggio. Eccolo qua, vedete, questo è il volto di Caravaggio che guarda un po' attonito quello che sta succedendo. E questo Matteo è quello che ha permesso poi di fare una vocazione con molti meno errori. Vedete che faccia sgomente che ci sono, questo ragazzo che sta fuggendo, urlando, e questo che un po' si trascina spaventato. E queste nel loro insieme sono le tre tele che hanno decretato il successo di Caravaggio nel luglio del 1600. Quando nel luglio del 600 vengono appese le due tele laterali, San Matteo e l'angelo che vedete lì al centro non c'era. C'era solo la vocazione. Eccola qua,
e c'era il martirio. Eccolo qua, con la luce spenta. E queste due tele esposte nel luglio del 1600, ecco di nuovo la luce, fanno nascere la fama di Caravaggio, è qui che lui diventa famoso. E sarà due anni dopo che aggiungono la pala d'altare e così c'è il trittico della vita di San Matteo. Ecco, usciamo da San Luigi dei Francesi e via della Dogana Vecchia. Questo è il retro del Senato praticamente, di Palazzo Madama, dove viveva appunto Caravaggio, e c'è Palazzo Giustiniani, che è questo che vedete. Questo è l'ingresso di Palazzo Giustiniani, dove c'è appunto la galleria più cospicua, diciamo, d'arte, perché è un collezionista di quelli assetati. E se andiamo di qua, vedete, lì c'è il Pantheon, adesso ve lo faccio vedere bene. Quello che vedete lì davanti è il Pantheon, ok? Eccolo lì, questo qua è il Pantheon. Questo di fatto è il Palazzo Giustiniani, eccolo qua. Questo è il Palazzo Madama, perciò è la sede del Senato adesso, abitazione di Del Monte allora, e quella lì è San Luigi dei Francesi con il trittico di Caravaggi. E questo appunto, come vedete, è Palazzo Giustiniani, via della Dogana Vecchia. Per cui in una S là in fondo c'è Sant'Agostino, San Luigi dei Francesi, Palazzo Madama, via della Dogana Vecchia e Palazzo Giustiniani, e dal di qua si va al Pantheon. Quello che vedete dietro di me è il Pantheon, eccolo qua, potete vederlo interamente. Sono sulla fontana e speriamo che l'acqua non disturbi troppo l'audio. Perché guardare il Pantheon e parlare? Perché quando mamma Lucia muore a Caravaggio nel 1592, Caravaggio, essendo nato nel 71, ha 21 anni. Ed è lì. Per cui noi sappiamo che alla morte di mamma Lucia, Michelangelo Merisi è lì. Probabilmente gli serve un po' di tempo per mettere a posto le carte dell'eredità e poi viene a Roma. È arrivato cosa nel 92, nel 93, nel 94, nel 95? Non lo sappiamo in termini di certezza. Adesso ci sono state delle nuove scoperte, so che stanno lavorando su queste carte, ma il Pantheon in questo momento è l'unico luogo certo dove lui sia stato. Perché c'è un documento e vediamo di che cosa si tratta. È una cosa anche abbastanza simpatica, perché pensare che un omicida, un criminale omicida come è stato Caravaggio, perché è stato in carcere più di una volta per violenza verbale e fisica e poi è arrivato a uccidere, ad avere una pena capitale per 4 anni sulla sua testa, questo ragazzo in realtà era qua a pregare. E non solo pregava, ma era adorazione eucaristica. Cosa vuol dire? Chi l'ha fatta, io l'ho fatta, ci si mette davanti al Santissimo e si fanno i turni, perciò c'è un foglietto nel quale c'è scritto Tizio sta in chiesa a pregare dalle alle, Caio dalle alle e Sempronio dalle alle, in modo che il Santissimo non sia mai da solo, e c'è questa lista. I virtuosi del Pantheon hanno organizzato questa adorazione eucaristica qui al Pantheon, perciò lui era qua perché c'è il suo nome, e questa adorazione eucaristica era fatta in una data particolare, che era quella della memoria liturgica di San Luca, è in autunno, adesso non mi ricordo, potrebbe essere il 16 ottobre, una cosa del genere, non mi ricordo esattamente. Perciò in questo momento il documento che materializza Caravaggio a Roma per la prima volta è quello dei virtuosi del Pantheon, cioè questi uomini e donne che venivano qua a pregare e pregavano nella memoria di San Luca in quella volta lì. Perché? Perché essendo protettore dei pittori, San Luca Evangelista, e degli artisti,
Poi loro facevano un'esposizione, per cui c'era la preghiera e c'era l'esposizione della tela e poi c'era anche un po' di bisboccia verosimilmente. Per cui in questo momento storico, in quel momento storico lì, a cavallo del primo lustro del 590, perciò nel 94, 95, 96, Caravaggio era a Roma. Era a Roma perché ce lo testimonia questo documento dei virtuosi del Pantheon, su cui so che ci sono delle novità, per cui magari quando le trovo meglio codificate ve le racconto. Allora, il Pantheon è in questo momento storico della nostra conoscenza di Caravaggio il luogo dove c'è il primo documento che prova la presenza di Caravaggio a Roma. Può essere arrivato prima, probabilmente è arrivato prima, ma un pezzo di carta che ci dica che c'è è quello dei virtuosi del Pantheon. Per questo valeva la pena di dirlo qua davanti al Pantheon. Quando mai la scalinata del Campidoglio è vuota, purtroppo Roma è senza turisti. Vedete qua la piazza, con le pulizie in corso, sta andando da bere i fiori. Ecco, ti fanno mettere via tutto, non puoi andare con una borsa. Adesso vediamo, perché ho chiesto se ci sono anche gli altri due Caravaggio, quelli soliti, adesso non mi hanno risposto, vediamo se su mi rispondono. Ci starebbe anche benino qua, a dire la verità. Ecco, queste sono le scale. Adesso saliamo. Non si possono fare, grazie. Ecco, siamo dentro il Museo Capitolini. Vediamo. Hanno fatto fare lo scanner e adesso entriamo, abbiamo già comprato i biglietti e stiamo entrando. Siamo al Museo Capitolini, Pinacoteca Capitolina, dove ci sono i due dipinti San Giovanni Battista e la Buonaventura. Questa è la sala. È permesso sia fotografare che filmare, mentre purtroppo non è permesso fotografare e filmare nella mostra dedicata a quella della Fondazione Longhi. Ecco, questo dipinto è quello che è stato trovato da Denis Maron nel 1950 nello studio del sindaco. Decorava le pareti del sindaco senza che il sindaco sapesse che fosse un Caravaggio, senza che nessuno sapesse che fosse un Caravaggio, e ce n'è uno identico alla Doria Pamphili, che però è una copia, ma è stabilito che è una copia, e dunque è un dipinto che racconta l'oblio, cioè i due secoli in cui i dipinti di Caravaggio, 900-700, sono andati perduti, attribuiti ad altri e poi ritrovati appunto nel Novecento. Questo dipinto, insieme anche al Bacco degli Uffizi, racconta un po' questa storia di oblio e dimenticanza. Va sempre detto che questo San Giovanni Battista, adolescente nudo del deserto, preso sicuramente dagli ignudi di Michelangelo della Sistina, è uno di quattro, ce ne sono tre a Roma, Musei Capitolini, Galleria Borghese e Palazzo Corsini, e un altro a Kansas City. Sempre Battista ripreso come adolescente nudo nel deserto da solo. Questo è lo schema di fondo. Ecco, per cui è sempre importante vederlo per ricordarci questo percorso di oblio e di riscoperta di Caravaggio. In questo caso non è stato Longhi a scoprirlo, ma Denis Maron. L'altra Buonaventura è a Louvre. Si distinguono perché, come vedete, la piuma del cappello qua è bassa, invece se andate al Louvre è alta. Perciò piuma bassa Roma e piuma alta Parigi. E qui c'è il cosiddetto monito morale, cioè mentre gli
legge la mano e gli frega l'anello. Ecco, questo è il gesto, perciò esplicitando il malfatto lo condanna. Questo è il monito morale che ha reso accettabile il quadro a suo tempo. Ecco, la zinga con il ragazzo, come mai capitato, che viene praticamente derubato. Questa è la breve storia. Ecco, siamo nella sala del Caravaggio. Questa è la... Il narciso non c'è. Visita Palazzo Barberini, è vuoto, perciò è molto piacevole da vedere. Purtroppo non c'è né la fornarina, che hanno spostato e tornerà fra un mese, e neanche il narciso, perciò questi due ce li siamo persi. Però vale sempre la pena di venire, e devo dire che adesso che ci sono i persone dedicate così, ce la si può gustare, perché non c'è ressa. Ovviamente non è un buon segno dal punto di vista del numero di visitatori, ma chi ci viene se lo può gustare. Ecco, c'era anche Artemisia Gentileschi, anche se è un quadro così dubbioso dell'attribuzione, ma soprattutto c'era tutto Orazio Borgianni. Adesso vado a prendermi il libro del catalogo. E questa è la visione del cortile. Il cortile. Sono all'esterno, si può togliere la mascherina, per cui magari ecco, posso anche fare due commenti. Dentro non ho capito perché si possono fare le fotografie, ma non si può filmare. Non ho capito perché. Allora, due commenti fatti all'esterno, appunto perché dentro il filmino davanti al quadro non lo puoi fare. Hanno spostato il Francesco, adesso prima era tutto in una stanza e adesso l'hanno separati, la Giuditta è in una stanza e San Francesco in un'altra, per seguire una logica espositiva di Caravaggio e Caravaggeschi, per cui hanno avvicinato a ogni Caravaggio dei Caravaggeschi. Questa è la logica che mi hanno spiegato che hanno usato. Della Giuditta c'è poco da dire, perché è un dipinto fenomenale dal punto di vista della violenza, con il sangue che sgorga, e non ci sono tanti discorsi da fare. A me viene sempre da ricordare che c'è un altro Giuditta e Olofernes scoperto nel 2012 in una soffitta di Tolosa. Qualche anno fa, prima della pandemia, nel 2019, se ne parlava su tutti i giornali, perché è stato messo all'asta per una quantità di denaro inverosimile. Molti esperti dicono che ci sono sia prove documentali che prove fisiche, per cui potrebbe essere che tra qualche decennio, tra 10 anni, ci sia una convergenza dei maggiori esperti sull'autografia, convergenza che adesso non c'è su quello di Tolosa, che adesso è di un proprietà privata che non si sa chi sia, perciò aspettiamo. L'altro Giuditta che decapita Olofernes, che è meraviglioso perché è una... va molto di moda adesso, perché è stato eseguito da Gentileschi, in questo caso Artemisia, e Artemisia Gentileschi sappiamo che ha dichiarato il suo MeToo, perciò un antiseniano della campagna MeToo, cioè il Tassi, che è un collega, Agostino Tassi, che è un collega di Orazio Gentileschi, il papà di Artemisia, ha violentato sessualmente Artemisia, è andato a processo, c'è stato tutto un bailame, e Artemisia ha raccontato questa sua violenza sessuale subita proprio nel suo Giuditta che decapita Olofernes, praticamente identico a quello di Caravaggio. La scena è assolutamente sovrapponibile. Lei si è autoritratto, nel senso che lei stava uccidendo Agostino Tassi, ovviamente
nel film che rappresenta la scena del dipinto, il dipinto come un film in cui lei dichiara la violenza sessuale subita. Per cui io ogni volta che guardo il Giuditta di Caravaggio penso sempre poi a il Giuditta Olofernes di Artemisia Gentileschi. E sul Giuditta e Olofernes direi che c'è poco da dire, perché molti lo ritengono Caravaggio, cioè quando si parla di Caravaggio si parla di Giuditta che decapita Olofernes, proprio perché per la sua estrema violenza, il suo estremo potere seduttivo anche quando lo guardi, insomma. Il Francesco ricordiamo allora intanto che c'è stata una battaglia per di diverso tempo, perché qua attaccato a Palazzo Barberini c'è la chiesa e il museo dei Cappuccini, e qua giù dove c'è un altro dipinto assolutamente identico che adesso sappiamo da diversi anni essere una copia. Perciò il San Francesco in meditazione autografo di Caravaggio è quello Barberini, quello dei Cappuccini qua vicino è una copia riconosciuta, alcuni dicono che c'è la mano di Caravaggio, almeno in parte. E dal mio punto di vista va ricordato che il San Francesco di Carpineto, che è questo qua Barberini, con tutta probabilità è stato eseguito nell'estate del 1606, perciò ha omicidio fatto. La domanda è se qualcuno gliel'ha commissionato, se ha deciso di farlo da solo, perché darebbe anche l'idea di meditare sulla morte, perciò non dico che ci racconta un pentimento, ma insomma certamente uno che sta facendo i conti con la sua limitatezza umana. Io non ho ancora trovato uno scritto che mi illumini su questo San Francesco Barberini, se vogliamo chiamarlo così, che è più probabilmente dell'estate del 1606, mentre quello di Cremona forse c'è qualche più dubbio, ecco, insomma. Però sto sempre cercando di leggere qualcosa che non trovo che mi illumini in maniera definitiva sia sulla data di esecuzione dei due San Francesco sia sulla loro interpretazione. Certamente quello di Carpineto ad oggi è quello che più seriamente è candidato ad essere stato eseguito nell'estate del 1606, perciò a botta calda dopo l'omicidio. Là c'è almeno un'altra tela che è stata eseguita in quel momento, che è quella della cena ad Emmaus di Milano, Brera, e lì c'è una dichiarazione dell'omicidio di Caravaggio, ma questo è una cosa che troverete nei video in cui spiego quel Caravaggio a Milano, in cui spiego, ma anche Caravaggio a Londra, perché è collegato all'altra cena di Emmaus. Ci sono due cene di Emmaus, una eseguita nel 1602 e una nel 606. Quella a Londra è del 602, quella a Milano è del 606. Collegandole si può capire un po' che nella cena del 1606 Caravaggio si dichiara omicida impenitente. Questa è la mia lettura. Dunque Barberini ha contato con questi due dipinti. Del Narciso, che oggi non c'è, mi limito a dire che viene sempre raccontato da tutti come autografo di Caravaggio. Quella più coraggiosa a metterlo al di fuori del corpus caravaggesco è Rossella Vaudrette nel suo libro del 2010, in cui lo mette in un appendice, perché mancano le prove documentali, cioè si è studiato il dipinto, si sa che ci sono i pentimenti e le incisioni, ma non si trova un pezzo di carta scritto, non si sa bene come sia arrivato a Palazzo Barberini. Quindi c'è qualche diciamo che si parla di autografia dibattuta, discussa, non confermata definitivamente. L'ha fatto Caravaggio perché è talmente complicato farlo che chi altri potrebbe averlo fatto, la probabilità che sia stato lui è più alta rispetto ad altri. Allora chiuderei qua questa breve spiegazione di Caravaggio Barberini e passiamo ad altro.